Buonasera amici di Sportland e benvenuti alla 16ª giornata del campionato di calcio a 7 Open Serie C1. Si affrontano le riserve e la squadra, vediamo chi avrà la meglio. Qui Catalano, occhio che porta, calcia sul fondo. Qui col destro ancora cercato da De Biase. Splendida la reazione di Zulli che mette in calcio d'angolo. Il calcio d'angolo battuto dentro, palla che resta lì allontanata. Conclusione in porta, e ancora Zulli. Para! La conclusione di Portoraro. Calmo. Sant'Agostino calcia col destro. E tra un gol fantastico il capitano delle riserve che sblocca la partita quando siamo giunti al 9° minuto di gioco. Urdoyal salta l'uomo, ce l'ha sul destro, calcia Zulli, risponde. Qui conclusione in porta, cercata dalla distanza del numero 8 metri. Moro, poi spina col sinistro, palla che finisce fuori di pochissimo. Qui occhio, conclusione col destro, traversa piena, colpita da Portoraro. Spina, ce l'ha sul sinistro, salta l'uomo, calcia e trova il 2-0. Gianni Spina. Punizione le riserve, c'è Portoraro a battere. Pallone direttamente verso la porta, Zulli attento, ha provato Urdoyal dalla distanza, il numero 9. Salva e riparte. La palla resta lì, Sant'Agostino. Urdoyal col destro, non sbaglia il numero 9 e al minuto 12 sigla il 3-0. Qui conclusione in porta, il gol fantastico, lo sigla il numero 21, Portoraro, che finalmente trova la porta e trova il gol meritato. Qui colpo di testa, cercato dal giocatore della squadra, attento, Grasso. Qui destro in porta e traversa piena, colpito da Medri. Poi la palla va sul fondo. Qui tocco dentro, strepitosa parata di Zulli, che blocca il tiro del numero 18, Moro. E finisce qua, finisce 4-0 per le riserve, una partita splendida. Bella partita, avete giocato bene, fluido, tante belle occasioni, tanti bei gol, pali, traverse, com'è andata? Ma è andata bene, diciamo che a noi adesso servivano i tre punti per ritrovare un po' la fiducia in noi stessi, perché abbiamo fatto un girone invernale non alla nostra altezza e adesso ci stiamo un attimo riprendendo. Questa è la seconda vittoria consecutiva, quindi ci prepariamo per il primaverile. Esatto, abbiamo visto che comunque la squadra c'è, vi divertite, si stanno forse ritrovando anche dei meccanismi che l'anno scorso abbiamo visto, quest'anno un po' sì, meno. Abbiamo avuto anche qualche infortunato, ci siamo dovuti un po' un attimo adeguare e ritrovare il gioco di squadra, però adesso diciamo che ci stiamo rimettendo in pista. Perfetto, ci vediamo nel primaverile allora. Assolutamente, grazie. Complimenti.